caldo cosa può fare, ha qualcosa che ti troverai? No, non credo. Le contestazioni erano doverose, erano giuste. La rabbia e il dolore è chiaro che si sfoga poi in contestazioni. Non bisogna però sbagliare l'obiettivo della contestazione, che oggi è ammissibile. Il problema è che il sindacato, ahimè, con 30 anni di attività sindacale, con molti contratti alle spalle, oggi devo dire che le normative contrattuali non hanno avuto peso, non hanno peso, appunto un padronato arrogante e che in qualche maniera gli investimenti, anziché dedicarli alla sicurezza come punto di principio, mettendo l'uomo al centro, ha preferito le produzioni. Ecco, noi riteniamo che ci sono delle leggi, queste leggi vanno applicate. Noi sindacalmente dai nostri delegati di fabbrica, i quali in qualche maniera sono ricattati in ogni momento, perché il delegato della sicurezza, che poi non è una questione, diventa il rompipalle della situazione, l'emarginato, quello che dà fastidio, quello che deve far spendere soldi alle aziende, quindi bisogna isolarlo e licenziarlo. Esternamente abbiamo delle scelte noi da fare, importanti, quelle di far intervenire gli organi preposti, e gli organi preposti alcune volte, se fanno il loro dovere, dovrebbero entrare e chiudere l'azienda con 80 o 100 famiglie fuori dal giorno dopo. Io credo che noi abbiamo fatto e facciamo tutto il possibile, ma se non abbiamo una legge che effettivamente, anziché avere questa commistione fra da una parte controllano e dall'altra parte lavorano per la stessa azienda, noi non andremo mai avanti. Questa piazza, questa manifestazione di Torino, credo che segni una svolta vera di quello che sarà il futuro della sicurezza in questo lavoro. La sicurezza non va conquistata giorno per giorno, la sicurezza è un diritto che i cittadini, i lavoratori devono avere. Grazie. Argomento specifico no, nel senso che il sindacato può solamente controllare, avvisare i propri compagni di lavoro di rispettare le norme di sicurezza, questa è la nostra responsabilità. Ovviamente d'ora in avanti diremo ai nostri rappresentanti di essere ancora più responsabili, di sollecitare di più le aziende a controllare le norme di sicurezza e di dire anche ai compagni di lavoro di rispettarle il più possibile, perché ogni non rispetto di una norma può causare danni anche agli altri lavoratori, ma la nostra responsabilità poi finisce lì. Invece quello che pensiamo di dover fare è di dire al governo, allo Stato italiano, di impegnarsi di più sui controlli, che siano gli organi di controllo funzionali.